fa che non turbi l'anima il tuo triste spettacolo della ingiustizia umana. Anche questa, nell'economia delle cose, ha il suo valore. È su di essa che vedrai sorgere un giorno l'immancabile trionfo della giustizia di Dio. Pace e bene, carissimi fratelli e sorelle, e con gioia e soprattutto con gratitudine che iniziamo una nuova settimana. Il Signore che guida il nostro cuore verso la gioia eterna ci è accanto, ci prende per mano e ci incoraggia a non lasciarci turbare dalle cose che passano. Chi di noi, cari amici, non ha avvertito tante volte quella tristezza che è umana per le ingiustizie del mondo, per le contrarietà che tante volte ci circondano o ci assillano addirittura? Ma in tutto questo non dobbiamo dare mai tanto di quello spazio da soccombere sotto tutto questo. Padre Pio ci viene incontro. È bello leggere nel pensiero di oggi di Buona Giornata quanto annota il dottore Giorgio Festa nei suoi appunti su Padre Pio. Sicuramente si sarà rivolto a Padre Pio per avere parole di conforto in qualche momento di difficoltà della sua vita, come capita a tutti noi, cari amici miei. E Padre Pio gli ha dato una risposta molto bella. Sicuramente il dottor Festa l'avrà incisa a caratteri di fuoco nella sua mente, l'avrà portata quotidianamente nel suo cuore, per poi scriverla in quei suoi appunti, dai quali noi prendiamo proprio questo pensiero per la giornata di oggi. Ve lo leggo. Fa che non turbi l'anima tua il triste spettacolo dell'ingiustizia umana. Anche questa, nella economia delle cose, ha il suo valore. È su di essa che vedrai sorgere un giorno l'immancabile trionfo della giustizia di Dio. Molto bello. Non dare spazio a che l'ingiustizia umana possa turbare la nostra anima. L'anima è molto più preziosa di tutte le cose che passano, cari fratelli e sorelle. E allora perché lasciarcela appesantire, lasciarcela turbare dalle cose che passano, che scorrono? Bisogna imparare ad affidarci a Dio, affidarci di Dio. Perché l'ingiustizia umana non avrà mai il sopravvento. Ciò che vincerà sarà sempre la giustizia di Dio. Ma attenzione però, non pensiamo che la giustizia di Dio sia quella di un giustiziere. La giustizia di Dio, cari amici, è quella di fare la verità, di farla emergere sempre. Quanta ingiustizia, quanta persecuzione nel cuore di Padre Pio. Quanto ha dovuto lottare a che queste ingiustizie, queste persecuzioni non schiacciassero la sua vita. Alla fine, cari amici miei, chi ha vinto? Ha vinto la giustizia di Dio. Come? Padre Pio, lo veneriamo nella gloria degli altari. La verità si è fatta. La santità di Padre Pio è santità autentica. Se lui avesse lasciato che questa ingiustizia turbasse la sua anima, oggi noi non avremmo il Padre Pio che conosciamo. E allora, cari amici miei,
fa che non turbi l'anima tua il triste spettacolo dell'ingiustizia umana. Anche questa, nell'economia delle cose, ha il suo valore. Dio si serve anche di queste cose. Quell'espressione che tutti conosciamo. Dio scrive dritto sulle righe storte degli uomini. E allora facciamo tesoro di quanto Padre Pio ci suggerisce. Lui l'ha sperimentato nella sua vita. Perché non sperimentarlo anche noi? Allora anche noi saremo vincitori come lo è stato Padre Pio. Auguri, cari amici. Pace e bene.